in generale, ma prima di tutto volevo riprendere questa questione posta alla fine del suo intervento da Donatella, che mi colpisce sia per la sua evidente rilevanza, sia per il momento di spaesamento che lei ha avuto quando le ho chiesto che cosa intendi parlando di insurrezione. Sappiamo tutti, o perlomeno la maggior parte dei presenti sa, che oggi si fa un grande uso del termine insurrezione, insurrezionalismo, nella polemica politica all'interno di aree circoscritte, ma che in qualche modo, insomma, sono prossime a quelle che frequentiamo. Questo uso del termine insurrezione, insurrezionalismo ha molto confuso le acque, probabilmente è una delle ragioni per cui tu poni la questione, ma è anche una delle ragioni del tuo spaesamento. Allora, cerchiamo un attimo di collocare questo termine dal punto di vista come dire, della sua storia e dei suoi significati. Perché da una parte c'è l'uso che viene fatto in riferimento al cosiddetto anarco-insurrezionalismo, che è una invenzione relativamente recente, e probabilmente ci sono molte persone che accettano questa definizione e la riferiscono alle proprie pratiche politiche. Sono estremamente distanti da me, credo di poter dire, da noi, e quindi non mi soffermo su quello che significa nell'uso giornalistico e diciamo anche politico oggi anarco insurrezionalismo. C'è un altro significato del termine insurrezione che è storicamente molto importante, che è quello legato alla storia del bolscevismo, del leninismo, dove insurrezione è termine chiave dentro una teoria della rivoluzione. Ma è anche termine tecnico. A un certo punto la Terza Internazionale ha fatto un manuale che è stato pubblicato da Feltrinelli all'inizio degli anni 70, quello di Neuberg, naturalmente uno pseudonimo, che ti spiega cosa devi fare per organizzare un'insurrezione vittoriosa, cioè per prendere il potere. Devi occupare prima il Ministero degli Esteri o quello degli Interni, naturalmente giocando con i fumetti, no? Però è veramente un manuale tecnico quello. Quella è una valenza del termine insurrezione molto importante storicamente, estremamente degna dal punto di vista politico per me, ma che appartiene, come dire, al passato. Non mi pare che ci siano oggi significative riprese di quel tipo di tradizione, di quel significato del termine insurrezione. Allora tu mi potresti dire, che diavolo stiamo parlando? La mia ulteriore osservazione a questo proposito si riferisce all'uso che di questo termine fa Etienne Balibar. Proprio Etienne Balibar, che abbiamo nominato più volte questa sera. Una tesi celebre di Etienne, formulata all'inizio degli anni 90 in un saggio sui diritti umani, è che la politica moderna viene svolgendosi nel campo di tensione tra i due poli dell'insurrezione e della Costituzione. Ma Balibar, giocando sul significato francese di questo termine e dei termini che gli sono collegati, specifica immediatamente che non intende né l'anarco-insurrezionalismo, ovviamente, né la tradizione leninista, a cui pure, come dire, è stato interno a lungo, dell'insurrezione. Intende una cosa diversa, intende quello che forse con più precisione in italiano potremmo definire insorgenza, l'insorgere di una soggettività collettiva che spacca un ordine costituzionale dato, l'insorgere quindi conflittuale evidentemente di una soggettività che io aggiungo nel momento in cui si confronta con quella che chiamavo prima ancora con Balibar violenza strutturale, violenza oggettiva,
non può che esercitare violenza. Poi ci sarà il problema della civilizzazione di questa violenza, problema a cui sono estremamente sensibile, ma sostenere che questo tipo di insorgenza è possibile senza che vi sia un momento di scontro che determina anche l'applicazione di violenza, penso che sia tanto storicamente quanto teoricamente sbagliato. Questo in fondo è il vero problema che io ho con la tradizione, pur non riducibile ovviamente a Bertinotti, e quindi anche questa degna della non violenza. Il fatto di non cogliere il problema dell'attrito, se vuoi, con una metafora, che si determina in questo momento di insorgenza. Allora, rispetto a questa categoria di insorgenza, secondo me è estremamente importante, non solo significativo, riflettere sul rapporto che ha con la violenza. Ma per il resto le altre due figure no, dell'insurrezione a me paiono francamente molto distanti da me oppure appartenere al passato. Certo, poi tu hai delle manifestazioni, dei momenti diciamo di conflitto, scontro, insorgenza, che spesso non riesci a descrivere diversamente che utilizzando la parola insurrezione. L'esempio per me più evidente è quello del 19-20 dicembre del 2001 in Argentina. Che infatti molti compagni e molte compagne in Argentina hanno chiamato un'insurrezione di tipo nuovo. Ma lì c'è stata una dinamica insurrezionale diffusa che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone che ha determinato degli scontri anche estremamente violenti e che però, se vuoi in termini più asettici, in effetti, restando ai termini che ho utilizzato adesso, è stata più un'insorgenza che un'insurrezione nei due sensi, appunto, di caso. Poi avrei altre cose da dire. Dico due cose sempre per deraffinare il livello degli interventi sono stati fatti. No, ma nel senso, rendendomi conto anche dell'urgenza dei problemi che magari possiamo sentire rispetto al... occorre sempre tenere conto del fatto banale che uccidere un uomo è differente da scassare un cassonetto. D'accordo? E questo come dire, ci dice qualcosa sia sull'urgenza di parlare di violenza politica sia sul pudore che in fondo ancora noi conserviamo rispetto a questa cosa. Quando io dico che si è rotto, si è dissociato il rapporto tra violenza e politica, significa molte cose, ma significa soprattutto che la politica è stata per due secoli, tra le molte altre cose, anche il dispositivo che accorciava lo spazio e il tempo tra insoddisfazione del mondo e omicidio, ed era e piaceva proprio per questo, d'accordo? Io faccio, diciamo, di lavoro il professore di storia delle dottrine politiche, una materia efficiente, sì, di notte faccio altre cose, ma vi potrei citare due o tre nomi propri, lo dico solo per dire che vi citerò due nomi propri di due cognomi, diciamo. Oggi è assente, o è presente solo in forma radicalmente subculturale, per esempio l'idea di Bakunin, che Bakunin scrive nei Principi della Rivoluzione, e cioè per esempio che ammazzare qualcuno, anche ammazzare molte persone, possa servire a rompere la sonnolenza sociale. Bakunin era
Costituzione dell'Ottocento, dice, cioè, questi russi sono tutti dei rincoglioniti, non si accorgono di quello che gli fanno, e come dire, lo strumento per riuscire a dargli una bella svegliata è anche ammazzare un altro cinghialone del pensiero politico, Sorel, che è all'origine, diciamo, di un'idea che poi è un'idea che ha condizionato fortemente la storia del XX secolo, che compiendo atti di violenza e omicidi io riesco a costruire una soggettività politica. È un po' quello che stava dicendo in forma differente, più raffinata, diciamo, Sandro. Oggi questa cosa come dire, è molto più difficile, è molto più difficile da dire. Ripeto, un cassonetto e un bancomat sono una cosa differente da un altro essere umano, e questa dissociazione e quindi anche la problematicità di articolare concetti, non solo quello di insurrezione, non dico quello di rivoluzione, ma concetti come dire, che rompono, diciamo, con l'ordine, ci pone davanti a un problema, che è un problema che sta nascosto nel testo, che sta nascosto nelle cose che diceva certamente Federico, che sta nascosto in fondo nei dibattiti, mettendo da parte di Piccino, che non vale nulla o non significa nulla, ma nei dibattiti contemporanei. Non è che, ed è un problema importante, non è che dopo Berlusconi, cioè dopo la neutralità, non dopo, ma nel senso Berlusconi come campione assoluto, dopo la neutralizzazione politica del consenso, ditemi se si capisce cosa significa questa cosa, cioè un consenso democratico costruito sulla base non di ideali politici, intenzioni politiche, intenzioni di riforma, ma costruito sulla base di altri elementi, stiamo assistendo alla neutralizzazione politica del dissenso, che per esempio ci può portare a vedere nei fatti del 15 ottobre, cosa che è circolata ampiamente nei giornali, io lo dico in modo più raffinato, ma in fondo era questo, che cos'è il 15 ottobre, cosa è il riot, il riot delle bandiere è un po' diverso, ma il 15 ottobre è stato detto anche questo, cosa è il 15 ottobre? In fondo è la manifestazione di un gruppo di narcisisti in cerca di attenzione che dimostrano che sono capaci di una performance. La violenza, soprattutto quando si scassa e si bruciano le cose, è molto telegenica e quindi, come dire, lì non c'è niente di politico, siamo davanti solo a un gruppetto di fanciulli che volevano far vedere che esistono anche loro e sono al mondo. Cos'è Occupy Wall Street? Nuovamente un gruppo di narcisisti in cerca di attenzione che si mettono davanti alle telecamere del mondo. Non so se è chiara la domanda. Ecco, dentro questo grumo e dentro questa dissociazione c'è anche questa problematica. Ora Balibar, come dire, molto intelligentemente riporta l'attenzione sul fatto che la storia politica moderna è fatta anche di questo, cioè il soggetto politico non si costruisce se non attraverso anche pratiche di distruzione, diciamo così, uso termini meno raffinati. Di distruzione, anche pratiche omicidiali. Quando si parla di violenza bisogna sempre avere davanti questo, non il cassonetto, non il bancomat, ma l'omicidio. E questo naturalmente è certamente anche all'interno di quelle che sono le subculture, come dire, più orientate verso il dissenso, c'è questo pudore, e questo è un sintomo. È un sintomo del fatto che politica e violenza oggi sono radicalmente sganciate. Solo un richiamo alla rozzezza del problema. Le politiche e sono radicalmente sganciate. Io ci avevo una domanda per Federico. Siamo a spaccia. No, beh. Cioè la domanda la potrei fare anche in modo proprio banale. Che cos'è che definisce politica la violenza, tra virgolette, perché tu ci hai detto che è stata violenza fino a un certo punto, delle barriere. Perché è violenza politica? È estremamente importante, no? A questo punto poi qualcuno conosce un po' la storia dei Sabaltern Studies indiani, no? Che sono nati
dalla contestazione della tesi di Hobsbawm, secondo cui le rivolte prima dell'industrializzazione, prima dell'emergere della classe operaia industriale, sono rivolte prepolitiche. In particolare questo storico, grandissimo storico indiano, analizzava le rivolte contadine, dove il tasso di violenza è sicuro piuttosto alto, contro il colonialismo inglese nell'Ottocento in India, e diceva, beh, secondo le categorie di Hobsbawm, grande storico marxista, a lungo membro del Partito Comunista Inglese, queste sarebbero rivolte prepolitiche. Invece io vi dimostro che queste rivolte erano eminentemente politiche. Tu dal punto di vista formale fai un'operazione analoga, dici i giornali, i media definiscono prepolitica la rivolta del Balier, io vi dimostro invece che è sono alla ricerca di criteri che mi consentano di definire politica quella rivolta. Per dirlo in termini proprio ancora più banali, è un po' difficile dire che violenze di stadio sono violenze politiche. Le possiamo indagare, come fa Pippo Russo qua, e le dobbiamo indagare da molti punti di vista, però c'è una differenza tra le violenze da stadio e le violenze delle banlieue che tu definisci politiche. Sì, questo anche ottima domanda, anche sul rabdomanzia della soggettività, con lo stesso problema identico. Cioè, io, a me interessa l'operazione in qualche modo opposta, cioè non ho nessun interesse a definire politica la violenza delle banlieue. Sì, infatti io ho questa difficoltà che mi spiego male. Ci ho detto, quello che mi interessa non è che noi definiamo, sì, infatti sicuramente sono spiegato male perché capisco quello che vuol dire. Ci ho detto, a me non interessa che, come dire, la violenza delle banlieue sia riconosciuta come violenza politica. Come dire, mi interessa il modo in cui questo tipo di fenomeni spinge a mettere in discussione come dire, i confini del politico, non semplice, cioè non è che io ho un interesse, diciamo, stante il confine del politico e del non politico, a portare dentro questa violenza, dentro il recinto di ciò che è politico. Mi interessa al contrario indagare come fenomeni sociali di questo genere dimostrino in qualche modo la scarsa tenuta delle frontiere del politico moderno, sostanzialmente, cioè di ciò che pensiamo come politica. Molto spesso si pensa all'amministrazione dello Stato come un fatto politico, dentro questa cosa qui, no? Che Marx chiamava poi transustantizzazione dell'essere umano, che si scinde nel cittadino, che appartiene a questa sfera separata, no? Della politica, una regione eterea della vita dell'essere umano. Cioè, come dire, quello che è interessante è che politico si è definito nel corso della modernità ciò che attiene allo Stato. Vi è stata un'operazione gigantesca che è durata 50 anni, che attraverso uno sforzo molto forte da un punto di vista teorico e molto forte anche da un punto di vista materiale della violenza che si è riuscito a mettere in campo, perché quella è stata decisiva, ha affiancato allo Stato un'altra soggettività riconosciuta come politica, cioè la classe operaia, perché nel momento in cui le costituzioni moderne degli Stati occidentali riconoscevano il diritto di sciopero, quindi il diritto di ricattare sostanzialmente lo Stato da parte di un corpo politico collettivo, quella era un'altra soggettività politica affiancata allo Stato moderno. Ecco, dal momento in cui questa soggettività è venuta meno, secondo me vengono in discussione i confini del politico, e non ho nessun interesse, come dire, a dire che i banlieusard sono una soggettività politica o che la violenza delle banlieue è una violenza politica, ma al contrario mi interessa, come dire, analizzare i fenomeni che mettono in discussione questo
spazio che rimane vuoto nei fatti e che Monti secondo me descrive nel modo più efficace come sia sostanzialmente svuotato di senso questa cosa. Quindi, come dire, su questo piano mi interessa il destituente, non solo come potere destituente, ma come destituente della concettualità. Quindi non ho nessun interesse a dire sostanzialmente che dentro la rivolta delle balie c'è una nuova soggettività politica che riprodurrà un meccanismo di trasformazione, di rivoluzione, eccetera, eccetera. No, ne parli. Quindi questo si vede che è stato un politico. No, quindi questo no, ma te l'ho già detto, cioè io probabilmente magari mi spiego male, però insomma mi sembra che nelle cose che ho scritto sia molto chiaro questo punto, che non ho nessuno, cioè come dire che se uso la rivolta delle balie, la violenza metropolitana come dispositivo di decostruzione della concettualità di alcuni concetti politici moderni, all'interno di questi concetti da destrutturare, e su questo rispondo a Gianluca, c'è anche il concetto di soggettività, evidentemente, nel senso penso che la cosa più utile che ci ha lasciato il pensiero del secolo scorso sia la critica al concetto di soggetto svolto da Deleuze, da Foucault, anche se poi quello c'è tornato sopra negli ultimi 4-5 anni della sua vita con una clamorosa, diciamo così, retromarcia. Però come dire che questa cosa qui che nel senso la decostruzione viva anche sul terreno della soggettività. Non penso che la storia si riproporrà dopo lo stato moderno operaia con un nuovo soggetto che ci consegna un mondo migliore. Questo è il punto. Dopodiché volevo rassicurare la donna sul fatto che io già mi sono beccato un cazziatone uguale al tuo, perché un giorno a una riunione ho detto ci sono dei dispositivi insurrezionali, no? Quindi c'è stessa cosa, cioè te lo giuro, stesso risentimento. Ci potevi avverti prima, e così via, li poteva avverti prima, esatto. Dopodiché il professore dimentica, cioè va bene gli anarco-insurrezionalisti e Lenin, c'è uno prima, Louis Auguste Blanqui, che si era inventato questa cosa dell'insurrezione. Ora, il punto su cui si fonda, diciamo così, il pensiero di Blanqui, e secondo me su cui poi vanno ricercate come tracce di continuità Blanqui-Lenin, è il punto, e questo mi è venuto in mente nell'ultima settimana, quindi non so se è una stronzata, può darsi di sì, però il punto è che questa cosa qui dell'insurrezione, no? È la rappresentazione di una politica che è rara, cioè quando tu hai la politica poco distribuita dentro cosa? No, di una politica che è rara nel senso che è di pochi, cioè che è, diciamo così, dell'avanguardia iperpolitica che produce un disturbo nel 1939, quando quelli provano l'insurrezione a Parigi, è esattamente questa, cioè l'idea che un'avanguardia molto forte, molto organizzata, molto potente può produrre questa forzatura e arrivare ad una rottura rivoluzionaria. Questa è l'idea di una politica sostanzialmente rara, no? E invece, come dire, la cosa che interessa è la rivolta invece che ti esprime una politicità molto più diffusa, rarefatta, inintellegibile e così via. Quindi secondo me, come dire, utilizzare il termine insurrezione non in senso, come dire, non per come lo conosciamo, ma in senso diverso, può essere uno strumento utile a indagare questo rapporto tra la politicità rara, introvabile e di avanguardia, e invece una politicità diffusa che si produce in forme non riconoscibili come politiche. Sulla questione della e questo riguarda anche la cosa che poneva Simo sulla questione della temporalità. Questo è un problema, nel senso che evidentemente Furio Iesi ha scritto questo testo molto importante, Spartacus, Fenomenologia della rivolta, in cui dice: a differenza della rivoluzione che pensa il dopodomani, la rivolta è la sospensione del tempo storico, cioè è un soltanto adesso che non ha domani, cioè è una rivoluzione che non vince e è la sospensione del tempo storico, è il soltanto adesso. Questo, proprio in questo soltanto adesso, si pone in questione tutto l'elemento antropologico del soggetto che la compie. Secondo me Simo hai ragione che è un problema. Non ho idea di... Come cazzo fare le cose? Sì, nel senso, non ne ho proprio idea. Cioè, mi interessa indagare che in questo momento il mondo funziona così, che sia un problema, sono d'accordo con te,
se ci sia una risposta proprio, proprio non lo so, però questa cosa qui, che diciamo così c'è una egemonia della dimensione temporeale sulla dimensione spaziale per un certo periodo, che questa viene meno, e che oggi questa cosa si rappresenti con questa dinamica del soltanto adesso, pone questo problema a cui io non ho la risposta evidentemente.